Sicuramente dai concorsi non abbiamo però avuto l'apporto che speravamo in termini di persone che possiamo effettivamente assumere il ruolo, quindi credo che anche quest'anno, ahimè, non esauriremo completamente il contingente che sarà a nostra disposizione, ma riusciremo a fare una metà probabilmente delle nomine in ruolo. I 2/3 delle nomine in ruolo programmate sarebbe già un buon traguardo. Il Veneto potrebbe quest'anno purtroppo fermarsi soltanto alla metà. Non hanno dato esito sperato i concorsi, secondo Carmela Palumbo, dirigente dell'ufficio scolastico regionale. Oltre i quesiti sbagliati, le modalità erano eccessivamente selettive. Una modalità molto, come dire, stile taglione, no? Ecco, che ha escluso molti partecipanti dalla possibilità, insomma, di entrare in ruolo, quindi diciamo non avremo, soprattutto sulle STEM, sulle materie scientifiche, un numero consistente di persone da mettere in ruolo. E sul sostegno rimane il problema cronico comunque del scarso numero di abilitati. Resta dunque alto il tasso del numero dei precari del mondo della scuola, che anche quest'anno dovrà sopperire alla fragilità del sistema con le supplenze per garantire il diritto allo studio ai ragazzi. Il sistema di reclutamento, per quanti sforzi si facciano, non è stato ancora messo a fuoco come sistema efficiente che possa garantire a tutti i territori, a un territorio come il nostro, che insomma storicamente ha parecchio precariato, di colmare una volta per tutte questo gap. E purtroppo anche quest'anno il sistema non avrà quegli standard di efficacia che ci potevamo aspettare, insomma, ecco, visto il numero elevato anche di procedure che abbiamo messo in atto. Il Ministero oggi ha riferito del relativo ritardo con cui sarà comunicato il contingente delle nomine in ruolo. Lo scorso anno in questo periodo le nomine erano già state avviate. Garantisce Palumbo che nessuna classe resterà senza insegnanti, che rimarranno però ancora per la maggior parte precari.